Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Facilmente nel paese, ma capitano molto difficilmente. Non si dimette nessuno, non si è dimesso neanche Mancini dopo non averci portato ai mondiali di calcio. Cioè, quindi diciamo non è previsto, è un istituto non previsto. Chi lo fa è esotico, chi lo fa è un mattacchione. Perché l'Inghilterra basta niente. Chi si dimette è un mattacchione. La presenta di una tesi di laurea. No, però nella fattispecie D'Alema si dimise. Nella fattispecie sì. Ma D'Alema e Rezzo sono dimissioni diverse, sono dimissioni da ego, secondo me, però è mia opinione personale. Prego Fabrizio, scusa, no, ti ho interrotto. Invocare le dimissioni di Donzelli e di Del Mastro è oggettivamente un esercizio, diciamo così, doveroso, ma anche un po' retorico, nel senso che loro sono davvero due quadri importanti di Fratelli d'Italia, un partito che appunto non è strutturato, non hanno tante risorse. Cioè, Togli Del Mastro e Donzelli, chi ci mette? Del Mastro e Donzelli apri due buchi grandi, diciamo, nel partito. Quindi io ho l'impressione che se questa ipotesi delle dimissioni c'è, è, diciamo, percorribile solo nel caso in cui dovessero essere indagati, in cui dovesse la vicenda prendere una piega di stampo giudiziario pesante. A quel punto sarebbe davvero incompatibile la vicepresidenza del Copasir, forse sarebbe incompatibile. Perché sono due la delega, ruoli molto delicati tutti perché e hanno due. Uno la vicepresidenza del Copasir e uno è la delega al DAP. È il braccio destro, diciamo, esatto. Di Nordio. Dopodiché, per questo io dicevo che la vicenda per Giorgia Meloni segnala un problema concreto. Insomma, parliamoci chiaro, la Meloni non può fare tutto. E lei è costretta, come sappiamo, spesso a fare tutto perché ha una classe dirigente dove quei 3-4 sono diventati ministri e poi c'ha dei diciamo altri, ma insomma non c'è pure degli alleati complicati come Sammy Zolini, quindi diciamo che lei in continuazione deve tranquillizzare, deve rimettere sui binari, ma sta sempre al telefono, vuole sapere tutto perché lei è la prima che è cosciente che ha una classe dirigente che è cresciuta forse troppo in fretta, voglio dire. Non lo so, dovremmo parlare di Donzelli forse tra 20 anni, quando sarà stata al governo più volte. Ma adesso sono molto teneri. Quindi invocare le dimissioni, secondo me, è un esercizio doveroso, ma un po' retorico. Cioè, io credo che sarà un'ipotesi respinta fino a quando non sarà inevitabile. Augusto,